Eccoci qua ragazzi, un caro saluto da Fabio Cibello, il coach dei venditori. In questo breve video voglio condividere con te una risposta a una domanda che mi è stata fatta di recente sul mio canale YouTube. Se non sei ancora iscritto al mio canale YouTube, vai subito su YouTube e cerca Fabio Cibello. Ora, la domanda è questa. Fabio, qual è l'elemento, la parte, qual è quella cosa che può essere considerata la più importante in una trattativa commerciale? E la mia risposta, senza alcun dubbio e con totale certezza, è la fase delle domande, la fase in cui dobbiamo reperire informazioni strategiche che ci permettono, che ti permettono di fare diverse cose, tra cui capire chi hai di fronte a 360 gradi, capire il suo libretto delle istruzioni, come mi piace spesso dire ai miei studenti, capire quindi quali sono quegli elementi che determinano il suo processo decisionale d'acquisto. Quindi, di quali informazioni ha bisogno il cervello del tuo interlocutore per prendere una decisione, che può essere positiva o negativa. Ma noi chiaramente dobbiamo agire in modo che quella risposta, che quella scelta, sia positiva, per far vincere lui, ma per vincere anche noi. Bene, e quindi quali sono queste domande così importanti? Chiaramente ci sono diverse domande da porre. Io le ho divise in sei gruppi, in sei cluster, queste domande, che racconto nel mio programma Sold Out da 11 edizioni da venditore a closer. E queste domande, questi sei cluster, sono per esempio, beh, parliamo di domande tecniche, di domande efficaci e per esempio di domande di criterio. Ovvero, quali sono quelle domande, le domande tecniche? Beh, le domande tecniche sono quelle domande che sostanzialmente riguardano principalmente il prodotto o servizio che voi state vendendo, che tu stai vendendo. Sono utili queste domande? Sicuramente sono utili, ma non ti permetteranno di chiudere la trattativa. Poi, per esempio, in questi sei cluster ci sono le domande efficaci, ovvero quelle domande che ci servono per compromettere, tra virgolette, ovviamente in senso buono, in senso etico, il nostro interlocutore. Per esempio, un'altra cluster di domande di queste sei tipologie, di questi sei gruppi di domande, sono le domande di criterio, ovvero quelle domande che ci permettono di comprendere quegli elementi fondamentali che compongono, che determinano il processo decisionale d'acquisto del nostro interlocutore. Se vuoi scoprire insieme a me e altri 14 gladiatori della vendita che come te vogliono realmente trasformare la propria vita commerciale, il proprio modus operandi commerciale ad un livello successivo, ad un livello superiore, beh, ti aspetto il 12 di aprile perché inizia la dodicesima edizione del programma più scelto in Italia sul processo di chiusura. E ripeto, sold out da 11 edizioni. Un programma in cui andremo a capire come creare una forte e profonda empatia, come creare la situazione per guidare al meglio il processo decisionale d'acquisto del nostro interlocutore, ti insegnerò quali sono questi sei cluster di domande e andremo a vederne uno per uno nel dettaglio e ti aiuterò a comprendere come leggere estremamente bene il libretto delle istruzioni del tuo interlocutore per portarlo a prendere la decisione più giusta per lui, ma anche quella più giusta per te. Per cui, il 12 aprile iscriviti a questo programma che si chiama Da Venditore a Closer, un programma in cui ti allenerò anche in modo, come dire, con delle simulazioni, faremo simulazioni e ti farò vedere anche come si conduce una trattativa efficace. Ti aspetto, durerà un mese, ci incontreremo ogni lunedì dalle 20:30 alle 23, in modo tale che almeno non ci sono problemi neanche di lavoro, di orari e di nessun tipo. E se ti iscriverai velocemente a questo programma, beh, potrai accedere al 50% del suo valore. Se hai capito bene, il prezzo è davvero, davvero, davvero super sostenibile. Per cui clicca sul link che vedi qui sotto, qui sopra, e ti aspetto al mio miglior programma di sempre sul processo di chiusura da venditore a closer. Ciao!